Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: il dolore di Flavio Insinna sconvolge tutti. Gelo e lacrime in studio dopo il suo racconto shock. Veramente nessuno poteva immaginare che il conduttore stesse provando tutto questo. Il suo pubblico era attristato per lui. Il racconto doloroso di Flavio Insinna sconvolge tutti. Dopo aver udito le sue parole, scoppia una sorta di gelo in studio, per non parlare delle lacrime che solcano incessantemente sui visi del suo pubblico. Sono rimasti tutti senza parole. Nessuno sapeva quello che stava provando il conduttore e sono tutti disperati per lui. Flavio Insinna è il famoso conduttore e attore romano di 58 anni. Amato dal suo pubblico non solo per i suoi programmi televisivi, ma soprattutto per essere diventato il capitano Flavio Anceschi, nella fiction Rai, Don Matteo. È sempre stato quindi una figura molto stabile. Eppure tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio. Ecco quindi svelato il motivo del dolore di Insinna. Il racconto doloroso di Flavio Insinna. Flavio Insinna, come è noto, ha detto addio ufficialmente al suo pubblico, dopo 5 stagioni di conduzione all'Eredità, per via di quel cambio di conduttori, avvenuto dalla nuova dirigenza Rai. Al suo posto arriverà Pino Insegno, il quale a sua volta condurrà anche il remake del Mercante in Fiera, sempre sulla medesima emittente. Il saluto di Insinna è stato molto toccante e sicuramente ha fatto scendere molte lacrime al suo pubblico, in quanto ormai, un po' tutti si erano abituati ad averlo nelle proprie vite. Il suo discorso è stato lungo e commovente, ma sicuramente la frase che racchiude tutto il suo pensiero è stata: se mi dovessero chiedere, non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità? La mia eredità siete voi. Per la prima volta dopo anni di carriera, Insinna non avrà un programma da condurre. Almeno per quel che riguarda Mamma Rai e Mediaset, non si sa quindi cosa farà il conduttore dal prossimo anno in poi. Sicuramente a livello sentimentale è super appagato grazie alla sua compagna, Adriana Riccio, conosciuta al programma Affari Tuoi nel 2016. Quel colpo di fulmine che li ha fatti innamorare all'epoca è ancora presente dentro di loro giorno dopo giorno, da quello che abbiamo potuto capire. Quel ricordo che l'ho perseguita ancora oggi. Flavio Insinna di recente ha riportato a galla quel commovente racconto che aveva fatto anni fa, con il quale aveva fatto commuovere tutto lo studio di Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Le sue parole avevano sconvolto tutti, anche perché ci dimentichiamo sempre quanto siamo fortunati, finché non perdiamo la salute. In pratica Insinna, nel suo piccolo, come dice lui, cerca sempre di fare delle opere di bene a favore dei malati e dei bisognosi. In quell'occasione si era recato presso un ospedale oncologico pediatrico, per salutare i bambini che tanto lo seguivano, non solo per Don Matteo ma anche per gli altri suoi programmi. In quel frangente una mamma le si era avvicinata e, dopo averle indicato il figlio malato, gli aveva chiesto di dirgli il perché suo figlio si fosse ammalato. Ovviamente questo racconto ha gelato lo studio e fatto commuovere tutti, Insinna incluso. Il conduttore romano non ha potuto darle conforto o risposta in merito, in quanto sono fatti incomprensibili. Ha semplicemente risposto che lui di domande se ne fa tante e nel suo piccolo prova ad aiutare gli altri come meglio può. Per questo per lui fare beneficenza è molto importante. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.